c'è il pubblico. Buongiorno. Eccoci qua, eccoci qua. Ciao ragazzi. Bentrovate. Aspetta, che chiudiamo qui. Siamo un po' arrangiati. Allora, oggi siamo nel bel mezzo della Design Week. Yes. E quindi la puntata di oggi è una puntata estremamente spontanea. Sì. Però è una puntata dove abbiamo una cosa molto bella. Sì. E cioè il nostro pubblico. Allora, dobbiamo dire in che location siamo, si può dire? Yeah. Dillo. Siamo nello showroom di Harper, che è l'azienda che fino a poco fa mi pagava lo stipendio. Ovviamente, dopo questa puntata... Una lettera per te. Maria, c'è posta per te. C'è posta per te. E quindi siamo qui nello showroom di Harper. Loro sono i miei amici e colleghi. Abbiamo we have also a guest. A guest from Sweden. From Sweden. A guest from Sweden. Oof. Stand up. Stand up. Siamo internazionali. Siamo veneti. Siamo veneti. Quindi non noi, ma insomma l'azienda sicuramente sì. Okay. Abbiamo degli ospiti. Svegliatevi fora. Benissimo. Allora. Svegliatevi fora. Va bene, abbiamo però in realtà un'altra sorpresa per il nostro pubblico. Super sorpresa. Perché abbiamo un nuovo jingle. Abbiamo chiesto ai nostri amici e followers di farsi dei video. È stato difficilissimo perché tanti di loro non sono mai apparsi nei loro profili. Poi sì, non tutti hanno voglia come noi di fare i coglioni, si può dire. Fascia protesta, siamo oltre la fascia protesta, si può dire tutto. E quindi non tutti hanno voglia di fare queste cose, e quindi anzi apprezziamo tantissimo lo sforzo. In alcuni un po' si vedeva, sì, esatto. Però ragazzi, il jingle è meraviglioso e noi lo mandiamo in onda adesso. Vai. Questo è The Music Persuaders, programma settimanale di attualità musicale. Se ti piace questa puntata, metti un like adesso. A te non costa nulla, ma per noi è molto importante. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina. La campanellina. La campanellina. La campanellina. La campanellina. Così non ti perderai nessuna puntata e sarai sempre sul pezzo per quello che riguarda il favoloso mondo della musica. Se ascolti il podcast, abbonati anche lì. È ancora più facile. Resta in contatto con The Music Persuaders. Quindi grazie veramente a tutti voi ragazzi, siete stati favolosi. Adesso leggiamo qualche commento se c'è. Allora, vediamo. Ma state in albergo? Sì, siamo in albergo. No, siamo in uno showroom, come abbiamo detto prima. E salutiamo Giova Monte che finalmente ha lasciato tutte le sue cause per venire. L'hanno liberato. L'hanno liberato. Poi c'è la Barbie, Barbara, grande Barbie. Grande, salutiamo Leo. Sì. Pierone l'abbiamo già salutato. Paolo, bellissima, si riferisce ovviamente al jingle. A loro, Marilena dice non ce la posso fare, ciao. E poi Enrico. Però ce l'ha fatta. Ce l'hai fatta. Tutti loro erano in difficoltà, tranne Piero. No, Piero era assolutamente il suo. Ci ha mandato dopo un minuto che abbiamo visto. Praticamente. esatto, sì, quindi era assolutamente a suo agio. Oh, ciao Henry, benvenuto Enrico. Come sempre. Poi abbiamo Davide, grande Davide. Abbiamo visto la tua sofferenza, però sei stato veramente, veramente grande. Anche qui un applauso per Davide. Come vedete c'è la spontaneità. Anche. Sì, la spintaneità, la famosa spintaneità. Esatto. Leggo Ascolto, grande, salutiamo Claudia. A Claudia che è stata anche lei particolarmente in difficoltà. Però sei stata bravissima.
Paolo, che invece non ce l'ha fatta, mi ha detto: io ho fatto, siamo stati al concerto insieme degli Yard Act, proprio tu, e lui mi ha detto Yard Act, scusa, Yard Act, e nostro collega americano mi ha detto Yard Act, ho capito. Noi diciamo Michael Jackson, no? Diciamo no, lui si chiama Michael Stallman, e quindi allora. E quindi mi ha detto Paolo che ha fatto fatica a fare quei famosi 3 secondi per il mio compleanno, figurati se leggo 30 secondi di Enrico Paolo. Dai, il prossimo jingle vogliamo anche te. Assolutamente. Abbiamo il Fumagalli. Fumagalli che anche ha fatto finta di non rispondere a questa richiesta, gliel'abbiamo mandata anche a lui, ma esatto, come mai Fumagalli? Perché sei De Lugan. Vabbè, magari col gatto poteva farlo, non pure lui. Il gatto. No, Davide. Ah, Davide col gatto. Vabbè. Va bene, allora andiamo al sommario. Al sommario di oggi, perché come sapete, questa è una problematica. Sorry, Ulf. Bene, if you were speaking Italian, but it's, you understand everything. We can try to translate from time to time, okay? Sorry, okay. Sorry for this. Okay. Noi colloquiamo anche col pubblico. Yeah, also in English. Also in English. Ah, yeah, okay. Absolutely. We have a summary. We have a summary, yeah. First of all, abbiamo un sommario. First of all, the interview. Abbiamo un'intervista. Then, Mommo Osegno. Mommo Osegno. Here I want you. No, no. I take note, esatto. Le uscite discografiche. Yes. Music releases. Music releases. And TNP at the gig. At the gig. Yeah. We couldn't translate it. And then we have our news. The news. The news. Okay. Bene, quindi non ci rimane che mandare un momento, no, abbiamo la sigletta. Cosa abbiamo? La sigla. Oggi con questo gin la nostra sigla. Abbiamo la sigla per introdurre il nostro ospite, l'intervista. No, la nostra sigla. Ah, la nostra sigla. Scusate, è troppo gin and tonic. Abbiamo la nostra sigla. Andiamo con la nostra sigla, poi sì, torniamo. Scusa. Eccoci qua, spintaneo, un applauso spintaneo, un applauso spontaneo, la spintaneità, la spintaneità che c'è in queste cose. Okay. Benissimo, allora adesso possiamo cominciare con questa trasmissione, sì. No, anche perché abbiamo un ospite veramente di eccezione, molto gradito, che siamo veramente felici di avere con noi, e tra l'altro insomma è uno che è I drink gin and tonic, eh? Your feelings, yeah, sonic? Exactly. Ah, ok. Parleremo di questo. Parleremo di questo. Va bene. Introdurremo il nostro ospite con una bella sigletta. Vai. Abbiamo più sigle che programma. Esatto, praticamente. Una un programma sigla. Esatto, via. Ed ecco come sono... Grazie ragazzi. Grazie. Questo era il primo spontaneo. Veramente, questo l'ho fatto da soli. No? Bravissimo. Benissimo, è presto con noi e tra di noi Angelo Zanier. Presso. Eccolo qui. Presso di noi. Eccolo qui. Eccolo qua. Angelo, ciao, un applauso per Angelo. Applauso per Angelo. Ciao ragazzuoli.
Angelo. Buonasera, ragazzuoli. Innanzitutto siamo onorati del fatto che tu sia qui con noi, perché so che tu avevi voluto questa cosa, avevi voluto essere ospite nostro, ma anche noi, hai pagato soprattutto. Anche noi abbiamo voluto avere te, perché hai detto delle cose nostre talmente carine che abbiamo detto: no, lui è troppo bravo, dobbiamo invitarlo, perché deve venire tra di noi, deve stare insieme a noi. E no, quindi io sono quasi sorpreso. Quando gli ho scritto, è un po' che io dico: Angelo, tieni di pronto, e lui mi dice: ma per me sarebbe un onore. E noi questa cosa non la capiamo molto, però cioè, ti ringraziamo veramente tanto per questa cosa. Ma allora, sì, perché forse, non lo so, insomma, un'opinione un po' alta di noi. Secondo me tu ci sono... Però sì, no. va benissimo così, però noi abbiamo un po' sbirciato. In realtà siamo noi che apprezziamo molto te, perché noi siamo dei boomer di Twitch totalmente. Non siamo... Ogni tanto Bruno mi manda le schermate, dico: Bruno, rispondi. Ma anche io, sotto certi punti di vista. No, ma ci stanno i tutorial. Perché... è vero, per noi il raid è una cosa tipo... Il raid pensavo fosse un insetticida. Sì, sì, esatto. Cioè, non avevo la ecco, minima oppure idea. Mi dicono: adesso c'è il treno. E dico: però è presto. No, è anche tardi, volendo, perché dopo una certa i regionali... Quindi è super difficile questa cosa per noi che... Però abbiamo visto, ieri abbiamo fatto uno screenshot, che comunque tu hai una certa grafica di cose che noi al momento non riusciamo assolutamente a fare. Anche per una questione di tempo. No? Anzi, magari nel fuori onda ci spieghi un po' come dobbiamo fare, perché non è esattamente così semplice, no? Però apprezziamo comunque quello che fai sul canale. Soprattutto presenti un seguito di novità musicali. Ieri avevi 23 brani, se non sbaglio, qualcosa del genere. Ieri sera erano 19, poi dipende in realtà molto da settimana a settimana. Alcune volte magari un po' più scarsotto, possono essere 13, 15, a volte invece faccio fatica, però non voglio andare oltre le 20, altrimenti supero. Siccome voglio cercare di introdurre un pochino al brano, a volte mi scrivo una scaletta, perché se no, ma chi se li ricorda? Ma dovesse uscire un singolo degli Idols, vabbè, li conosco, ok. Ma tanti artisti, sinceramente, non li conoscevo. Non c'è degli Idols, ragazzi? Esatto, scusa. Domanda. Non c'è degli Idols? La Irita, sì. Do you know Idols? You know Idols? Yes, okay. Yeah? Also really? Famous in Sweden? Idols, post-punk. Post-punk from Bristol. War, this is war. Abbiamo la dimostrazione che li conosce. Okay. Scusa Angelo, dobbiamo interagire con il pubblico in studio, perché è cosa buona e giusta. È la seconda volta che ci capita. Diciamo che prima la scorsa puntata erano un pochino più competenti, adesso sono un pochino più... Nel senso, sono competentissime, sì. Per quanto riguarda l'arredo. Adesso racconto questo aneddoto, no? Della Eli, che è la nostra showroom manager. Devi sapere questo. No, ma è una cosa bellissima, però. In realtà è molto, molto simpatica. Quando abbiamo fatto il colloquio ad Elisa, che è la ragazza con gli occhiali sulla destra. Aspetta, facciamola, dov'è? È lei, la Eli. Abbiamo fatto il colloquio io e Chiara, credo eravamo, no? E io ho detto: ma tu di che anno sei? Sei del 94. No, cioè, come gli Oasis. Esatto. Come Supersonic. E secondo te, che io gli ho chiesto: come Superannone, conosci gli Oasis? Come l'Unplugged di Nirvana. No, e io ho detto: Eli, quindi sei del 94, conosci gli Oasis? Dimmi una. Lei, sì, gli Oasis, wonderful. Wonderful. Però al secondo colloquio è venuta con una lista di canzoni degli Oasis. Bravissimo. Vabbè, vedi, 94, accidenti. No, 94. Accidentaccio, esatto. No, Angelo, raccontaci un po' com'è nata questa passione per la musica e per avere un canale su Twitch, che sicuramente è più avanti del nostro. Ma infatti, quanti follower siamo arrivati? 12?
Non lo so, no. Cosa ti ha spinto? Cioè, che c'era qualcosa che ti spingeva? Spingitore di Angelo Zanier. Scopri. Spingitore di Angelo Zanier, su Retocation a Channel. Esatto. E... Vai. Ma guarda, allora, io anzitutto parto dal presupposto che rispetto, per esempio, a voi che comunque siete sempre stati immersi nella musica alternativa, sin da giovanissimi, io in realtà ci sono arrivato molto tardi, perché questo paese ha un grosso problema, ovvero che siamo molto, molto attaccati alla musica del passato, ma del passato, cioè oggi siamo nel 2020, siamo attaccati al passato di 45 anni fa, 50 anni fa. Beh, felicità. Che per carità, insomma. Sì, no, poi... No, sicuramente il fatto di essere così attaccati a quel passato, poi abbiamo cavalcato l'onda dei primi anni 2000, dei vari compilation, tutte queste cose qua, quindi io in quel periodo, essendo 89, in quel periodo che ero un ragazzotto, sì, sono 89. Oh, sì. La gente giovane, ma come mai? Dei Pixies. Io associo l'anno di nascita con un disco. No? Sì. 89, vai, ma figurati. Quindi sostanzialmente io ero cresciuto in quel periodo con i grandi classici, con anche le cafonate, no? Tipo i Guns N' Roses, tutto l'air metal degli anni 80, allora, che insomma, sì, per carità, però. Sì, nel senso roba, diciamo, cioè, non stiamo parlando comunque di artisti che per esempio io ho conosciuto molto più tardi come gli no Spirit. però è giusto quello che dici, però Guns N' Roses ancora se li sentono, io credo che, no. che ancora se li sentono tutti, scusa, e credo che tanti gruppi del 2023, 2024, 2022 non se li sente neanche la mamma. No, ma quello è normale, ma perché è cambiato tutto, è cambiato il mercato, è cambiato veramente tutto, raga. Quindi, da una parte è terribile sta cosa, è anche, diciamo, è una delle cose per le quali io poi alla fine ho deciso di metterci questo capoccione, metterci soprattutto la voce, perché è fondamentale. Io vedo anche altri qua sopra su Twitch, cominciamo a essere un bel po', chiaramente sotto Headmaster Enrico Silvestrin, che è un po' l'ispiratore di tutto questo, proprio perché cerchiamo di fare più possibile una rete di persone che facciano diffusione di musica indie e alternative, che è una cosa che una volta, anche io quando ero più ragazzino, ai tempi di MTV, è chiaro che MTV dava tanta monnezza, però ce l'aveva dei momenti dove ti faceva ascoltare qualcosa di molto, molto buono e di attuale. Chiuso quel canale, è finito tutto. Infatti ricordo che magari ero fortunatamente, anche grazie non solo a MTV, ma anche grazie a alcuni amici, conobbi gli Arctic Monkeys, insomma, delle band oggi fondamentali, però oltre non andavo. Per me praticamente era una sorta di, dopo il 2005, una sorta di deserto, ma perché io non cercavo, perché non c'era nulla che mi desse la possibilità di... conoscere qualcosa e quindi dovendola andare a cercare, io ero pigro come molti e quindi io rimanevo, mi riascoltavo Metal di Pink Floyd per l'ennesima volta, mi riascoltavo magari altri dischi degli anni 80, altri dischi degli anni 90, qualcosina degli anni 2000, però non andavo oltre. Poi c'era anche un modo diverso, no, di fruire la musica, nel senso che adesso è tutto a portata di click, no? Invece in quel periodo forse era un po' più complicato. No? Se non compravi un qualsiasi supporto, non potevi ascoltare la musica. No? C'era la radio che passava le canzoni, ma se non compravi una musicassetta, un CD o un vinile, non eri in grado di fare sharing di musica. No? Questa è una cosa molto importante da dire. Adesso è molto più semplice, quindi è tutto molto, molto, molto più facile. E quindi riusciamo anche a seguire cose, tante cose, onestamente. Onestamente, a noi ci arrivano tantissime consigli del tipo: senti questo, questo ti piace, senti questo, questo ti piace, senti questo, questo ti piace.
ma rimane molto superficiale, fai due tre canzoni a volta del disco. Aspetta che è arrivato un nostro carissimo amico, vieni qua, vieni. Scusa Angelo. No, noi abbiamo... Vieni qua. Sì, col casco, vieni certo. Col casco. Siamo in diretta dalla Design Week, quindi aspetta, lo mettiamo un attimo in grande, eccolo qui. Paolo Della Cialda. Il mitico Paolo Della Cialda. Applauso. Bonsoir. Il nostro Freddy Spencer. Esatto. Sono momenti così, la puntata si chiama Design Week, quindi dobbiamo un po' alternare. Scusa Angelo, abbiamo d'altronde abbiamo sequestrato persona. Abbiamo sequestrato queste persone, le vedete? Ragazzi, salutate Angelo, dai! Salutate, esatto. Entusiasmo a go-go proprio. Voi credete che queste siano delle persone libere, in realtà sono... Salute! Salute a te. Sono costrette a stare lì a far finta di divertirsi e ad essere interessate alle cose che diciamo. Pensa che cosa non abbiamo combinato. Vabbè, allora dove eravamo? No, eravamo sul fatto che come sei arrivato a Twitch, diciamo, dai. Sì, vabbè, quindi sostanzialmente per farla un pochino più breve, altrimenti veramente finiamo alle 3:15. Facciamo che arriviamo, diciamo, al periodo del lockdown, come vi stavo dicendo prima della diretta. Io già avevo iniziato, chiaramente grazie anche a Spotify sotto certi punti di vista, una riscoperta di alcuni artisti, una riscoperta invece di alcuni dischi che magari avevo tralasciato, storici chiaramente, e fino appunto al 2020 che tramite appunto alcuni streamer, come per esempio anche voi, tra cui anche voi, io ho riscoperto poi il piacere di curiosare, di andare a curiosare, andare a vedere cosa c'è. Io ho detto, ma è possibile mai che dopo il 2005 più o meno l'uomo non sia più riuscito a scrivere nulla di buono? Non è possibile questa cosa qua. Quindi mi sono avvicinato appunto a Bruno con Indie Bar, a Johnny di Vinilicamente, e poi ho trovato Enrico Silvestrini, che all'inizio faceva un altro tipo di attività su YouTube, che cercava, diciamo, di riavvicinare molte persone con alcuni classici, parlando di alcuni dischi. Però poi a un certo punto lui ha detto, ragazzi, venite su Twitch, perché io su Twitch faccio un'altra attività, io su Twitch faccio proposta dell'oggi, ogni settimana pezzi nuovi. Quindi io sono entrato, ho cominciato a sentire, ho fatto, è bello questo pezzo, è bello anche questo, ammazza, ma chi è questo? E quindi andavo a ricercare, e da lì è nato un mostro, perché poi che cosa succede? Che quindi piano piano poi... Questa cosa a Silvestrin, fondamentalmente. Praticamente sì, posso dire che l'ispirazione di base è lui, non solo per il fatto che ci ha insegnato proprio come si cerca musica, perché oggi, oggettivamente, se non hai un minimo di una guida, sì, non sai come andare a pescare la roba, perché cioè, se in radio e in televisione non fanno più il lavoro loro, che non è neanche più intrattenimento. Adesso la musica, un altro po' sottofondo anche in televisione, ed è roba terribile, almeno qua in Italia. Allora in qualche modo ti devi inventare. Quindi vado su Bandcamp, vado a selezionare tutte le etichette indie, ce ne avrò 190, e quindi ogni giorno di ogni settimana mi arrivano mail, e quindi fai copia e incolla su Spotify, e poi vai a vedere chi sono questi. Poi ci sono altri canali ancora, altri siti ancora. Insomma, è diventata un secondo lavoro semi-part-time, mi sta portando via praticamente ogni linfa vitale del mio sonno. Io non ce la faccio più, ragazzi, aiutatemi. Capiamo perfettamente. Senti, a proposito di Silvestrin, lavoro Giovanni... non retribuito, esatto. Quando fai più di 4 ore è un lavoro non retribuito. E a proposito di Silvestrin, Giovanni ci segnala di andare a vedere il video che ha postato sul canale dove intervista DJ Ringo, e pare che sia... faccia molto ridere. E... tantissimo. No, mamma mia ragazzi, anche Totò faceva così, sì. No, non lo so, non l'ho visto onestamente, però comunque sicuramente andate a vedere il video di Enrico con DJ Ringo, intervista DJ Ringo,
non possiamo, forse possiamo leggere anche, dai, Piero, cinque. Piero che è il nostro... Piero che ha detto? No, Piero ha detto, Ringo si è fumato non so cosa. Mamma mia, ragazzi. No, è esilarante, andatelo a vedere perché è esilarante, io non potevo pensare neanche più lontanamente che una persona potesse dire così tante cazzate in una volta sola. Tanto le parolacce si possono dire, tranquilli, eh. Ah, sì, okay, sì. Twitch si possono dire. Sì, sì. Vabbè. Una cosa, tu hai anche una playlist su Spotify? Sì, in realtà su Spotify nel tempo per cavoli miei, quindi insomma me la divido per me, però sì, ogni settimana di base, da quando ho cominciato a fare attività di streaming, di base pubblico la playlist della settimana, ovvero i pezzi che mi sono piaciuti di più, non ho neanche la presunzione di dire che sono i migliori, magari qualcuno oggettivamente... sicuramente un ottimo pezzo, però diciamo che preferisco dire non i migliori 20 pezzi della serie, no, sono i 20 pezzi che secondo me sono quelli più validi e che sono piaciuti di più al sottoscritto. E quindi ricordiamo a tutti che la musica è veramente soggettiva, no? Quindi a voglia. Allora, dicevo oggi, commentavo questa cosa quando mi chiedono, io alla fine dico, non posso commentare il fatto che tu, che a te non piaccia la musica che sento io o viceversa. È incommentabile questa cosa. Posso, se sono un tecnico, definire una musica brutta o una musica bella. Ma se uno piace Gigi D'Alessio, non lo posso commentare. Cioè, quasi io perdo lucidità. Guarda, una curiosità, io a febbraio sono... È più forte di me. Mi si sposta il cuore, come diceva Epifanio. Senti, ma questi adesivi Radio Zan, che poi tu come grafica sei molto avanzato, molto più di noi, questo adesivo Radio Zan e Alta Fedeltà, ce lo spieghi adesso? Allora, il logo, che poi tra l'altro è una cosa proprio molto terra-terra, cioè sono andato su un sito, crea logo random, no? Scelti una marea, ma in realtà non era, non l'avevo creato per il canale, l'avevo creato tipo un anno e mezzo, due fa, per la mia prima playlist, dove ci ho messo musica un po' più tranquilla, diciamo la musica un po' più abbordabile anche per chi non è avvezzo magari a sonorità un po' più particolari, e comunque ce n'è tanta, anche di bella. E quindi avevo fatto questa playlist praticamente per gli amici miei, ho detto, oh, sentitevi questi qua, e quindi loro seguono questa playlist, all'inizio seguivano questa playlist, perché adesso praticamente si stanno appropriando di tutto il catalogo, praticamente, e l'avevo fatto così per sostanzialmente per la playlist, e poi ho detto, sai, c'è, la uso pure per il canale, alla fine brutta non è, è molto molto semplice, insomma non è niente di che, però ho detto, la uso per il canale. Discorso invece opposto per quell'altro, ovvero Alta Fedeltà. Alta Fedeltà in realtà è una pagina su Instagram nata esattamente un anno fa, perché era, mi sa, la fine di marzo, mi pare. Ma il fondatore in realtà è Saverio, è questo ragazzo che vive qui vicino a Roma, che aveva iniziato a fare sostanzialmente un po' di diffusione di musica, magari partendo da alcuni classici più o meno recenti o anche un po' più storici, e quindi faceva magari delle top 20, delle top 10, top 15, quello che era, e faceva questa roba qui. Poi pian piano ha cominciato invece a fare dei contenuti parlando magari di canzoni, di album, di qualche artista, di un momento storico di quell'artista dove magari stava passando questo periodo e ha scritto questa canzone. Quindi cominciava ad addentrarsi un pochino dietro le storie che ci sono dietro gli artisti. E siccome io da un paio di anni sui social metto alla fine dell'anno, ne so, i 10 dischi che mi sono piaciuti di più, oppure l'anno scorso ho fatto una roba da megalomani, cioè ho preso macro mondi, tipo, che ne so, le top 10 dell'emisfero rock, top 10 dell'emisfero hip hop, devi fare delle robe, devi fare pure top 10 dell'emisfero australe e anche anche adesso mi trasferirei molto volentieri di là, così vado in estate in Australia, io l'estate soffro abbastanza al caldo, però questa è un'altra storia.
E quindi lui che aveva fatto, io avevo seguito la pagina, non, sinceramente non ricordo nemmeno per quale post, non so se sta seguendo adesso, però non ricordo neanche quale post, però l'aveva sponsorizzato, ho trovato questo post, mi è piaciuto, e tamo seguo la pagina, mi è piaciuta. Dopo, forse 2 mesi, così, era più o meno settembre-ottobre, quindi inizio autunno, lui mi contatta e mi fa, oh ciao, guarda, ho visto che ti piace fare tante top 10, top 20, insomma, vedo che poi sei piuttosto aggiornato sulla musica, soprattutto quella recente, vedo che ti concentri più su quella, ma vorresti darmi una mano magari perché volevo fare delle playlist per la fine dell'anno, soprattutto su una playlist in particolare, perché ho visto che comunque sei un po' più vicino, anche se in realtà sì, ok, rock, però in generale adesso mi sto a sentire tutto. Però ai tempi magari pensavo che fossi un po' più vicino al mondo, diciamo, rock, post-punk, post-rock, tutta quella scena là. E quindi ho fatto, oh, come si dice a Roma, chi te ce manda? Cioè, perché no, a voglia, anzi, a me piace sta cosa, piace tantissimo la collaborazione tra persone che cercano il più possibile di diffondere la musica nuova, perché quello è l'obiettivo. E quindi abbiamo cominciato. Sì, sì. Qua è questo, no, di fatto, alla fine. Esatto. Siamo qua stasera proprio questo. Tra l'altro c'è proprio un commento di Alta Fedeltà che dice... Ecco. Ah, ok. La tua bio su Insta è stupenda. Adesso ce la dici. Adesso ce la devi dire, scusa, com'è la tua bio su Insta? Ma all'inizio, vabbè, adesso ho messo... Scusate il linguaggio da giovani, la bio su Insta. Com'è la vostra bio? Aspetta, chiediamo al pubblico. Com'è la vostra, com'è la vostra bio su Insta? Non c'è. La gri? Event minus expectation. Oh, bello! Wow. Rida? Ecco! Cos'è la bio? Cos'è la bio? Sì, certo. Sono la descrizione della tua pagina. Che cos'hai come pagina su Instagram? Che cos'è che hai? Niente. Ricoglioritta. Niente. È tutto in diretta, Angelo. Tutto no, in dai, diretta. È figo così, è bello. Così è bello, senti proprio il calore delle persone, che ce l'hai vicine, pure, cavolo. Ma perché vengono licenziati tutti, tranne il mio capo. Ah, ok. Possono essere licenziati. Esatto. E io mi chiedo veramente come facciano, cioè, sequestro di persona. Vabbè, no, la tua bio su Insta, allora diccela un po'. Ora, era una cosa proprio semplice. Io alla fine ti aggiunge una bio su Instagram, ma che cazzo me fai? Cioè, ne capisci? Ma chi me se fila sostanzialmente, no? Allora ho detto un giorno stavo là a casa, così aggiungi una biografia. Aggiungi una biografia. Allora io ho scritto, virgolette, aggiungi una biografia sotto, manco fossi Van Basten. Cioè, ma che aggiungi una biografia? Ma de che? Quindi, proprio, aggiungi una biografia, manco fossi Van Basten. Bellissimo. E quindi, evidentemente l'ha colpito questo. E lei dice, Alta Fedeltà, ma Alta Fedeltà ha un nome, e anche Saverio. Un gender. Come? È Saverio. Saverio, ah scusa, l'avevi detto prima, perdone. Assolutamente. Leggiamo qualche commento dei ragazzi. Mi sono perso. Perché c'è una diatriba. Una diatriba sul fatto che, sul fatto che qualcuno dice che Johnny non è più il Johnny di una volta, nel senso che fa solo il commerciale. Però non toccatemi Johnny, perché io no. Johnny, ma sono commenti in quel che non diciamo noi, io neanche la seguo la pagina, perché non ho tempo. Johnny, dicono i ragazzi, stanno dicendo che probabilmente non è più il Johnny di una volta, non parla più di musica nuova, ma fa il commerciale di se stesso, della pagina sostanzialmente. E qualcuno, ovviamente, c'è un po' di diatriba, ma sono abbastanza tranquilli ancora. Sì, però va detto che alcune di queste pagine, non dico nello specifico quella, certo, di Johnny, no, assolutamente. Anche altre che... No, ma io lo leggo solo quello che sto leggendo, solo quello che, ripeto, sì. Non conosco. Guarda, in realtà... Al consumo, alla consumazione, diciamo così, no? Ecco. Guarda, in realtà io inizialmente vi ero avvicinato anche a Johnny,
proprio perché lui comunque con una certa cadenza mensile parlava della musica nuova, parlava anche, che ne so, le ristampe di dischi, ok, però parlava anche della musica nuova, e quindi anche per quello ho cominciato a seguirlo. E ragazzi, forse ci siamo risposti da soli, probabilmente per quello che ho un po' allentato anch'io la presa, perché io adesso voglio musica nuova. La musica storica ne parliamo, è bello parlarne, è bello celebrarla, però quante cose hanno già detto su The Dark Side of the Moon? Quante cose l'hanno dette? Cioè, sappiamo qualsiasi cosa, sappiamo anche i lacci delle scarpe usate, Roger Waters il giorno in cui è andato a fare la prima sessione di registrazione. No, questo è vero, questo è vero, Angelo, però honestly, la musica attuale non se la ricorderà nessuno fra 15 anni. Quello, sai, è un altro discorso, proprio perché è un momento commerciale diverso. Una volta, probabilmente, e comunque voi... è evidente, lo sapete anche meglio di me, perché comunque avete... Io ho vissuto l'ultimissimo periodo in cui effettivamente dovevi avere o un amico con la connessione, che per scaricare un pezzo, e tra l'altro pirata, ci metteva comunque 2 giorni, oppure te ne andava a comprare il disco, perché YouTube ancora non c'era, te ne andava a comprare il CD, oppure c'era qualcosa, ecco, cominciava a scaricare. Io, per esempio, nel 2003, credo, ancora non c'avevo neanche internet, che magari... parecchi che cominciano ad averlo, ma io per esempio non ce l'avevo. Quindi un pochino ho vissuto io questo finire come si dice, della musica più materiale, quindi certo. CD o quello che è. Quindi sotto certi punti di vista, se magari ancora oggi, ovviamente con le dovute proporzioni, magari si ricordano band come, ne so, i Franz Ferdinand, sai, tutta la parte dei primi 2000, magari un bel successo, un cavolo di successo, soprattutto a livello alternativo dei Radiohead degli anni 2000. Se ci ricordiamo quello, perché comunque hanno fatto cose quantomeno valide, ed era un momento in cui i download iniziavano con Napster, con Emule, però non tutti avevano ancora la possibilità di una connessione, soprattutto quella veloce. Diciamo che i Radiohead, per esempio i Rainbows, del 2009, loro l'hanno fatto scaricare gratuitamente a tutto il mondo. Oppure pagavi quello che volevi. Esatto. Pagavi quello che volevi, la maggior parte ha messo zero. Esatto. No, e quella là è stata un'opzione grandissima. Tieni conto che In Rainbows è un grandissimo album. Sì, e quindi per esempio, loro... Forse non si vede molto bene, ma io vediamo se riesco a farvela vedere. Non so, dietro il contorno sì. È la copertina di In Rainbows. Ah, ok. Sì. Se riesco a far vedere, eccola, forse l'ho trovata. Manco il contorno. Salutiamo Compatibile. Non è questa. Salutiamo Compatibile. Sì, che Giorgio. Grande compa. Compa, ci vediamo sabato. È compa. Ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato per il grandissimo concerto. Ma hai portato il vinile poi o no? No. Bravo. È rimasto in albergo perché qualcuno del pubblico, non faccio nomi, indico solo quella con la giacca lilla lì. L'ha portato. Io detto, grande. Eccola qua, ecco. Lei, quella che alza la... guarda, ti ho preso il vinile. Dico, no, ma lo dovevi lasciare il showroom. E quindi è in albergo. Ah, ok. Vabbè, ci vediamo domani sera. Va bene. Compa, lo recupero, non ti preoccupare. Vuoi andare via? Quello lì che ho mai portato. È Stiamo di Bruno. Interagendo col pubblico in studio. Vogliono andare via. Se volete... No, aspetta. Allora, introduzione un attimo. Se volete andare via... potete andare, siete lì, a parte gli scherzi. Lo scherzo del pubblico l'abbiamo fatto. Sappiamo che voi, che non è una cosa che magari vi interessa, non è una cosa... Gli arredi che vendete sono belli. Abbiamo bellissimi. Tanto stiamo pagando pubblicità, sta roba Feltrin potrebbe pagarla. Esatto. Il super venditore, è quello qui. È lì. Tanto è lo sappiamo, lì. Dalla musica non gli frega niente a nessuno, quindi tranquillo. No, vabbè, comunque sostanzialmente... No, ma quello che succede è che hai ragione, è giusto andare sulla musica nuova, però la musica nuova del 2024, onestamente,
ha iniziato abbastanza bene, adesso poi si sta perdendo, perché questi gruppi, questo è il mio modesto parere, sono abbastanza flat. Adesso c'è questa moda della cantante o del gruppo femminile, ed è una moda apprezzabile, sicuramente super apprezzabile, è un trend più che una moda, scusa, ed è sicuramente molto interessante, per carità, cioè una cosa, sicuramente ci sono delle voci molto particolari, però diventano dei cloni di se stessi o di altri gruppi, tutti gli album d'esordio sono molto simili. Sì, ci sono dei filoni, in effetti, no? C'è il filone stile Fountain D.C. o Idols. Sì. Poi c'è il filone la ragazza che... Paramore. Esatto. You could go. Yeah. Okay. Comunque, allora, Compa dice, te ne tengo via uno di sicurezza che non si sa mai. Grazie. No, ma c'è, assolutamente. È stato solo un errore lì. Un errore di sbaglio. Dopo lui batte cassa. No, però non so tu che cosa ne pensi, Angelo, di questa cosa, perché magari siamo noi sulla lunghezza d'onda sbagliata, per carità. No, beh, è chiaro che poi ci sono alcuni artisti, alcune band che possono rischiare di essere un po' più derivative, soprattutto se parli in ambito rock, perché comunque il rock esiste sicuramente da molto più tempo di altri generi musicali, come può essere l'hip hop, come può essere magari l'elettronica, almeno sotto certi tipi di elettronica, e quindi il rischio che poi si vada a prendere un po' da Tizio Caio Semproni, diventare un po' troppo derivativi, quello c'è. Sicuramente la parte più complessa è trovare una band che abbia comunque un... È ovvio che tutti ce l'hanno influenze, perché nessuno nasce ovviamente da zero, è pressoché impossibile, però è bene che si faccia una sorta di cernita tra le band o gli artisti che pescano dai loro riferimenti e poi cerchino il più possibile di renderli più personali. E ci sono band che non ci riescono, oggettivamente. Infatti magari sono d'accordo, molto d'accordo con Fra, proprio sul fatto di questo flat, ovvero sì, dai, è figo, magari in rotazione lo metto, perché no, è anche gradevole da sentire, magari in quanti album però... finisci? Scusa, non ho capito. Di quelli nuovi, quanti album finisci fino alla fine? Di quelli nuovi? In realtà quelli che poi ho segnato, sostanzialmente, quando decido di ascoltarli... Ti ascolti oppure ti fermi prima? E dipende molto da album a album, perché magari ce ne sono alcuni che in realtà già al primo dico ok, questo è un disco clamoroso, e quindi man mano che lo sento aumenta sempre di più, e invece ci sono alcuni che sento una volta e dico ok, sento una seconda volta, se non mi ha convinto però c'è qualcosa di particolare, c'è qualcosa di buono. È un po' come ho fatto con l'ultimo disco degli Yard Act. Almeno in quel momento... Yard Act, la pronuncia... Yard Act, vabbè, insomma, quello che... No, ma perché ho un mio collega americano che mi ha detto Yard Act. Ah, Yard Act. Beh, c'ha ragione, però, effettivamente. Sono noi italianacci. Beh, sono io italianaccio che lo pronuncio. Ma no, ma pure noi. Ma pure io ho sempre detto Yard Act. Io pensavo che ho detto Adults. 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 E quindi adesso si chiamano Endles, per me. E Angelo, dai, non si fa. Vabbè, ma noi siamo. No, senti, guarda questo commento di Francesco, dice: serve un equilibrio tra musica vecchia e nuova, va bene cercare novità, ma ogni tanto nella faccia scura della luna fa bene. C'è quel momento nella giornata che hai bisogno di Va bene, e io la cosa che spesso faccio in realtà, per esempio, faccio un esempio, non mi ricordo se erano 2 o 3 settimane fa che ho fatto una live, e era praticamente lo stesso giorno in cui
era credo l'anniversario della nascita di Franco Battiato, non ricordo se era della nascita o ahimè della morte di Franco Battiato, e prima di iniziare la puntata ho voluto omaggiare Battiato con un brano, però non ti ho messo i soliti, io ho messo Caffè della Pè, che lo ritengo, sì, un ottimo, certo, però è un grandissimo album, è un grandissimo, esatto, canzone. Però magari per la stragrande maggioranza delle persone che assimilano musica anche da appassionati, magari è un album che è stato tralasciato, eppure io te lo faccio ascoltare, poi magari eri convinto, dici vabbè, io mi sono fermato al Battiato dell'82 per estremizzare. No? Però io te lo faccio ascoltare, ti do qualcosa che comunque c'ha più di 30 anni, però non è sempre quello, cioè ha fatto anche altro di molto, anzi non di buono, di eccellente, soltanto che magari a livello commerciale non ha avuto quella risonanza lì. No, assolutamente, quindi... però parliamo di una persona che ha fatto il primo album nel 79, almeno quelli storici, Patriots, ed è, no, prima, scusa, L'era del cinghiale bianco, perdonatemi, è però una cosa che si ricordano ancora tutti dopo 40 anni. Sì, più di altri sicuramente. Nel senso, hai ragione, cioè tu dici una cosa giustissima, però parliamo di un elemento che si ricorderanno fra altri 50 anni. Franco Battiato è uno dei primi che io ho scoperto nel suo famoso album dove c'è Uccelli, dove c'è mi ricordo come si chiama. Adesso sto pensando, sì, adesso sto pensando ad altre cose. Centro di gravità permanente. Esatto, sì, diciamo che comunque è assolutamente una cosa differente, si faceva una musica differente. Questa è la voce del padrone, bravissimo, bravissimo Saverio, scusami, la voce del padrone, e anche Paolo. Andiamo a leggere dei commenti, alcuni commenti, sì, allora, la Claudia dice, io ho veramente un problema con le voci femminili, un mio limite, ma adesso è veramente molto difficile trovare qualcosa di nuovo che non ce l'abbia. Sono tutti album d'esordio sono di voci femminili. Lo sentiremo dopo, sicuramente. Un commento controcorrente per Enrico. Boh, non sono d'accordo, io sono felicissimo che finalmente ci sia nell'ambito alternative nuovamente una scena. Anche nel passato, se consideriamo il Britpop, c'era un flat che lasciamo perdere. Pochi spiccavano e pochissimi sono rimasti. Fatto sta che ci siamo divertiti. Non so Henry, perché il Britpop è stato un fenomeno molto più grosso, secondo me, rispetto a quello... onestamente, no? E sì, ce lo ricordiamo ancora. Io vorrei vedere se veramente tra 30 anni, oggi celebreremo Supersonic degli Oasis, spoiler così, nel 94 abbiamo appunto visto che esatto, c'è chi è nato nel 94 quando uscì, cioè, diciamo che le canzoni degli anni 90 del Britpop io le canto ancora sotto la doccia. E last dinner party è difficile che io i canti sotto la doccia fra 10 anni o fra 20 anni o fra 30 anni. Per fare un esempio di un album che a me piace tantissimo, tra l'altro, e che è iper acclamato, diciamo, in questo momento, ma non è un album che fra 20 anni, 30 anni, 40 anni ci ricorderemo. Io ne sono certo, mi posso tagliare le vene in questo momento e firmare col sangue, è impossibile. Anche perché io tra 30 anni mi sa che noi saremo già andati, fra 30 anni io ci avrò 80 anni, quindi insomma sarà. Io ben di più, come ben sai. Ora, sul fatto che la musica... Sì, dimmi. No, prego, vai tu. No, semplicemente dicevo, scordiamocelo, questa cosa scordiamocela proprio, perché probabilmente anche le band, come per esempio i Fontaines D.C., che hanno fatto soprattutto questo terzo disco un pochino più friendly per le persone che magari non sono molto avvezze a sonorità più crude come poteva essere il primo disco. In un periodo diverso, se fossero stati gli anni 90... probabilmente i Fontaines D.C. sarebbero esplosi, avrebbero fatto numeri che facevano tante altre band grunge, per esempio, dei primi anni 90. Ma questo ovviamente con i secconi, ma cioè, sappiamo che è proprio un periodo diverso, ragazzi, quindi mettiamoci nella testa che tanto la qualità
c'è, perché c'è tanta roba eccezionale. Ci sono anche cose eccezionali ma estremamente godibili che se li bombardassero in radio, io ci sono tanti pezzi, faccio anche questa sfida e ho fatto un piccolo esperimento sociale al lavoro. Io ho la fortuna di ascoltare musica chiaramente a volume moderato al lavoro e intorno chiaramente dei colleghi. Io ho preso lo scettro in maniera abbastanza tirannica e faccio ascoltare, gli do diciamo carezze, quindi ti do qualcosa di vecchio che ti ricordi, anche qualcosa di un passato recente, e poi ti do roba nuova. Io c'avevo un collega un giorno, un collega appena arrivato, che praticamente dopo un mesetto, insomma, bazzicava dalle parti dove stavo io lavorando, il laboratorio, e allora vedevo che a un certo punto passa un pezzo e praticamente vedo che lui col telefono fa così e comincia a usare Shazam sostanzialmente. Con la coda dell'occhio vedo sul telefono. Esatto. Shazamare, io ti banno, eh. e una volta, e due, e tre, e a un certo punto lui mi ha fatto, ha proprio sbottato, fatto, senti, ma mi dici che cacchio di playlist è questa? E io l'ho guardato e ho fatto, questa è la mia, queste me le sono fatte io. Ma dove le trovi queste qua? Dove le trovi? Te devi fare uno schiccherone tanto perché non te le dà più nessuno, però piacciono. Ci sono delle canzoni, l'ho fatte diventare delle hit. Jackie Down the Line, la fischiano tutti. Perché è... perché nella sua... Tutti dove, però, Angelo? Scusami? Tutti dove? Dentro al laboratorio, siccome... Fuori scordatevelo. No, appunto, non è una canzone mainstream totale, insomma. Cioè. Esatto, con tutto quello che la passava Virgin, e qualcuno mi ha detto, ma questa l'ho sentita su Virgin. Ore. Infatti ho detto, questa l'hanno passata su Virgin, ho fatto sì, peccato che stanno al quinto singolo, Virgin sta ancora a gennaio, stiamo a maggio. Virgin, dai, Ma tanto Virgin c'è poco da dire, ragazzi. Bene, ascoltami Angelo, siamo arrivati quasi ad un'ora di trasmissione, non abbiamo ancora trasmesso un singolo pezzo, quindi direi che dovremmo muoverci in questa direzione. C'è un piccolo commento che, oltre ad essere partito da seguito di diatriba, che mi prendono ancora in giro per la mia pronuncia sbagliata degli Headless, e Compa ci fa notare che Handles è già stato registrato in SIAE. Va bene, ti ringrazio, e magari delle piccole royalties sarebbero... No, leggiamo al volo i commenti di Enrico e del Compa riguardo a... Sentiamo allora, vediamo questa... Enrico. Enrico dice, ma perché voi ricollegate la musica a cui siete affezionati alla vostra gioventù? Lo stesso chi adesso 60 anni pensi che possa glorificare What's the Story in Finding Glory? Morning Glory, scusate. Comunque ieri i Fountains hanno annunciato il nuovo disco con un trailer che mi ha fatto godere all'istante e non vedo l'ora. Dicono, sembrava Shining quel trailer. Invece sì, perché lui era, io l'ho visto su Instagram, l'ho visto Tu m'hai fatto e Grian Chetten con un cane vicino ed è una... Era quasi impressionante, insomma, poi ho capito che era... Sicuramente un make up del video. Va bene, quindi è giunta l'ora, in realtà, insieme a il nostro Angelo, pubblico si è sfoltito. Angelo, il nostro pubblico ormai ci ha abbandonato, ma va bene, vediamo, vi facciamo vedere. È rimasta solo Rita. Così è giunta l'ora, in realtà, della nostra famosa pagina con tanto di sigla, ecco la sigletta. Del Mommosegno. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate. Pagina del Mommosegno, cominciamo con Angelo. Tu ci hai segnalato... Appunto. Esatto. A proposito di voci femminili e di dischi d'esordio, Raccontaci, come mai hai selezionato English Teacher? Allora, questa band, come tanti in realtà che sto seguendo, avevo sentito i primi singoli già dallo scorso anno, non mi ricordo se era estate, comunque fine estate, erano usciti i primi singoli dell'album, e hanno qualcosa di,
di particolare sicuramente. E riagganciandoci al discorso che facciamo prima dell'essere derivativi in qualche modo, quindi oggi molte, molte band potrebbero rischiare di essere derivative, molti purtroppo cascano nella trappola e poi ci rimangono dentro. Poi qualcuno fa un successo mondiale planetario, però questo è un altro discorso. Però su questa band, quando ho ascoltato poi tutto l'album, io al primo ascolto ho detto ok, questo per ora è il disco del mese. Non so se sarà il disco dell'anno, però sicuramente per ora è il disco del mese, perché il 26 aprile, ragazzi, uscirà di tutto e c'è soprattutto un artista che io sto aspettando. Poi magari se ci sarà qualche minuto ne parleremo al volo. Però questa band mi è sembrato per un attimo che fosse una sorta di evoluzione naturale di una band che purtroppo è nata e morta lì dopo due dischi, ovvero i Black Country New Road. Quando ho sentito questa band ho detto ok, loro prendono ovviamente da quel filone là, perché ragazzi, quando crei una scena non solo crei ovviamente l'emulazione, quindi magari crei una band simile che però ti fa il pezzo, il disco figo, però crei anche delle basi per prendere dei riferimenti e farli tuoi, con altri riferimenti ancora. Qua dentro addirittura non ho capito bene su un brano se loro abbiano usato una sorta di autotune o vocoder, adesso non lo so di preciso, o se è una sovrapposizione di voci, non ho ben capito, perché effettivamente ti dà un'impressione sia un autotune, ma usato con una certa coscienza, anche per, cioè, tanto non è che dobbiamo stare lì a demonizzare l'autotune, però questo disco è tra i pochi che io ho ascoltato, sono 50 minuti di disco, è uno dei pochi che io ho ascoltato con un piacere enorme, perché le composizioni sono bellissime, ci sono dei momenti musicali bellissimi, ci sono dei momenti più tranquilli, anche perché ridendo e scherzando comunque loro questo disco lo hanno fatto, o meglio è stato prodotto da una major, loro sono stati prodotti dalla Island, che è una compagnia dell'Universal, quindi questa è una major a tutti gli effetti. Per me questa è un'eccezione davvero, per tutto quello che cerco di spingere. Però l'ho trovato un ottimo disco, e tra l'altro ragazzi qui c'è anche un tocco d'Italia, perché la produzione del disco è stata affidata a Marta Salogni. Io non so se voi avete già sentito parlare di lei, che lei è una, diciamo, una recording engineer, una produttrice italiana di Brescia, che da anni vive in Inghilterra, a Londra, e la signorina, che ha più o meno l'età mia, ha prodotto i Black Midi, Animal Collective, l'ultimo disco dei Depeche Mode. Cioè, stiamo parlando di tanta, tanta roba. È fenomenale ed è una tra le più ricercate al mondo. E lei comunque, in base all'artista o alla band, riesce a calarsi in quel personaggio, in quella band o quell'artista, e ne tira fuori il meglio. Secondo me questa è un'eccellenza italiana da apprezzare tanto e da riconoscere tanto, che ha collaborato a fare questo disco che ritengo davvero molto molto bello, ed è sicuramente un disco che consiglio a chi ha apprezzato ultimamente soprattutto band come i Black Country New Road. Bene, allora adesso ce l'ascoltiamo. C'è? Il brano si intitola R&B. My mind right so I can keep it up. I come here
writing R&B for you. I've been making me a coffee while you spin her back to sleep, and I'm so sweet for you. Copywriting R&B. Eccoci qua. Allora, io in questo disco mi permetto di dire la mia, ovviamente, che è ovviamente super soggettiva. Una parte di commento già te l'avevo detta in privato, dicendo che è un po', sembra un po' quasi il Last Dinner Party, no? Un po', per esempio, questa canzone, ammetto di non averlo sentito bene il disco, però mi ricorda un po' gli Springs anche. Quando esplode. Quando esplode, sì. Per esempio, che dice Angelo? Che la cosa veramente bella di questo disco è che è estremo, come ho scritto anche a un ragazzo in chat adesso, perché purtroppo, ragazzi, scusatemi se non riesco a seguire tutta la chat, però è un po' un casino. Però ecco, adesso mentre ascoltavo il brano ho risposto a un ragazzo esattamente che è un disco molto variegato, ci sono tante atmosfere diverse, però sono perfettamente omogenee, non è una roba che ne so, un pezzo swing, un pezzo hip hop, un pezzo rock, metal, è più o meno un mondo che è un'ambientazione sonora che poi ha dei momenti che possono essere tipo questi, come per esempio avevo letto appunto Enrico che diceva più che Black Country Nero direi dry cleaning. Sì, ovviamente in questo brano ci sono degli elementi. Però la cosa veramente figa di questo disco è che nella sua nel suo essere così variegato è estremamente omogeneo e c'ha dei momenti presi da lì, dei momenti presi di là, però la sonorità è sempre quella. E non ho sentito degli stacchi feroci, come posso dire? Il disco l'ho già ascoltato 4 volte e ogni volta che lo ascolto riesco a cogliere qualcosa. Quindi sinceramente consiglio di non fermarsi, scusami? Io mo segno questo. Quindi consiglio di non fermarsi a magari alcuni singoli, ma di ascoltarlo nell'interezza, è molto molto valido. Bene, bene. Ok, senti, grazie Angelo, proseguiamo con i Mommo Segno. Tocca a me adesso. Cioè, diciamo che noi introduco il fatto che noi ci siamo un po' rotti gli zibidei, invece, nel senso che ovviamente vi consiglieremo sempre della musica e parleremo sempre di attualità, però ogni tanto concedeteci un po' di caro vecchio rock. Cosa buona e giusta anche questa, dai. Nel senso che ogni tanto, ma questo qui è dovuto perché questa settimana onestamente non abbiamo trovato nulla di così. No, io ero rimasto un po', sì, sono rimasto un po' deluso, non avevo nulla di così anch'io. Trascinante da consigliare. E sono tornato al 94, questo disco che a settembre compierà 30 anni pure lui. C'è un motivo in realtà, però non lo dico adesso perché non voglio spoilerare, no. Però c'è un motivo e chi segue l'altro canale, quello di Indie Bar, scoprirà a breve. Però questo è un disco del 94 che a me è rimasto veramente molto impresso, questo di Deus, disco d'esordio della band di Anversa, belga. Tra l'altro una band fiamminga, non francofona, no? No, esatto. Che ci tengono molto a dire. Praticamente in un'intervista ho letto appunto che questa divisione è ancora molto netta, cioè è proprio una divisione proprio un po' quella che io vivo in Alto Adige, no? Tra
Alto Atice. Esatto, tra gli altoatesini di lingua italiana, come il sottoscritto, e i sudtirolesi di madrelingua tedesca. Però forse lì è ancora più accentuato, c'è cioè ancora certo. più rivalità, no? Diciamo. Comunque loro, per così far contenti tutti, alla fine hanno sempre cantato in inglese. E io mi ricordo che quando sentii per la prima volta su MTV vidi questo video, il brano che vi stiamo per proporre, Sats and Soda, di questo disco Words che scenario, rimasi veramente folgorato, anche perché c'è una ripetitività, no? Questa persona che continua a dire Friday, 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 il violino che fa sempre lo stesso accordo ripetuto all'infinito, sul quale poi entrano piano piano tutti gli strumenti, no? Un brano veramente meraviglioso, certo. di un disco che ha dentro di tutto, dal jazz al rock, alla base musicale dei Pixies, è veramente un disco meraviglioso. E l'ho riscoperto in questi giorni e vorrei che facesse lo stesso anche voi, e per questo vi lancio Sats and Soda. Friday, 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 Friday. No, devo dire, ecco, per esempio, no? Cioè adesso parlando seriamente, dall'altra parte dell'oceano c'era Sub Pop, e qui c'era... Ma loro hanno percorso una strada tutta loro, alla fine. Esatto, cioè non è grunge questo, non è Britpop, no, perché sono in Belgio ovviamente, ma non si sono allineati a quel tipo di schema. Hanno fatto una loro musica che non è neanche diventata così mainstream, no? Cioè, sostanzialmente. Sono stati molto bravi a immettersi in anni difficilissimi in un modo di questo genere, seguendo il loro istinto. Sì, sì, poi tra l'altro in una scena dove erano isolati, perché certo, in Belgio c'erano i Front 242, certo. C'erano i Soul Walks, tutt'altro genere, più sull'elettronica, sul dance. Quindi loro assolutamente proprio... hanno fatto una loro strada. E no, infatti qua il Fuma ci dice selvaticamente apprezzabile. È vero, perché sono rough, no? Cioè hanno un modo di suonare, adesso sono molto più intellettualoidi, no? L'ultimo album è molto intellettuale, insomma, molto più calmo, molto più The National, per esempio, e rispetto a questo che è nel 94, ma parliamo ovviamente di 30 anni fa. E quindi, però vuol dire che c'era una scena nel passato che non era solo Sub Pop o Britpop. Assolutamente. Era altro. A te piacevano, Angelo, i Deus? E guarda, in realtà ho iniziato a riscoprirli un pochino
Proprio lo scorso anno, quando è uscito l'ultimo disco, che avevo sentito Outer Place It, che ha detto ammazza che figo. Cioè, comunque, nonostante ovviamente sia una cosa molto più elegante, ma c'è sempre quella, appunto, quella rough, come diceva Francesco, no? C'è anche quella, quel momento un po' più graffiante del pezzo. Ma selvaticamente apprezzabile, mi piace molto. È bello, è molto fine e sottile. Andiamo con il consiglio di Fra. Ma io rimango al 94. Anche perché... tu? Vabbè, perché allora, vedi, ha ragione Paolo che dice che ce li ricordiamo. No, può essere che tra 30 anni ci ricorderemo gli altri. In realtà qua c'è un errore, nel senso che io avevo detto Definitely Maybe. Sì, però... Vabbè. Hai detto che volevi questo brano? No, volevo questo brano, ma perché comunque Definitely Maybe fa 30 anni il 29 agosto, ma è stato preceduto da questo singolo il 12 aprile del 1994, che è un brano incredibile degli Oasis. Supersonic. E questa è una versione registrata a Limelight. E devo dire che su questo brano ci sarebbe da dire tantissimo, soprattutto sulle lyrics. Sì, una specie sciogli lingua, no? Fantastico. She does it with a doctor on a helicopter, she's sniffing on the tissue, selling the big issue. Sembra quella rima baciata, no? E ragazzi, i fratelli Disaster. Can I ride with you in your BMW? You can sail with me, my yellow submarine. Sono ancora tutto nel esatto. No, appunto, cioè, a 30 anni, di distanza. Esatto. È come, sono come le poesie del Pascoli, capito? Esatto, sempre chiaro. Sempre chiaro, vi tu quell'ermo, quello là, quell'altro, quello è Leopardi. Leopardi, quello è Per me è uguale, comunque è esatto. Cioè, quindi i supersoni, you can have it all, but how much do you want? Andiamo a ascoltarla dal vivo, poi dopo ne parliamo. Eccoci qua. Reaction Shock.
No, nel senso che, vabbè, parlando di questa cosa degli Oasis, che ovviamente noi siamo più vecchi di te, quindi li abbiamo vissuti. Io ho vissuto concerto a Roma in cui lui è durato 20 minuti e gli hanno tirato i pomodori, insomma, cioè, diciamo che li abbiamo vissuti, no? Io ci sono cresciuto e quindi li ho vissuti, Bruno ci è cresciuto lo stesso, e diciamo che per noi gli Oasis sono veramente un pezzo e core, come dice Fra Fumagalli. Io invece ho vissuto la parte finale, la coda degli Oasis, no? Dal vivo, ma sotto un altro punto di vista. C'era un periodo, soprattutto quando ero un maschiottello, insomma, avevo 14 anni, 15 anni, che mi stavano sui coglioni. Perché? C'è anche Marco di Scorsese, il gruppo più sopravvalutato e sovrastimato dopo YouTube. Ragazzi, qua, attenzione, qua rischi il linciaggio. Rischi di testare una carta con le squadriglie. Beh, insomma, ragazzi, adesso dipende una merda con le squadriglie. Dipende di che anno sei, Marco, perché YouTube, così te lo dico bene, degli anni 70, fine anni 70, 79, 80, 81, 83, sono una band incredibile, e finisce, è Unforgettable Fire, Joshua Tree. Ragazzi, no, non potete dire non l'accetto sta roba, non, cioè, l'accetto. Nel senso, è giusto, e qui siete assolutamente, noi diamo voce a tutti, però dovete stare anche alla contro, al controaltare. Insomma, le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue. Sì, esatto. È carina questa, mi pare giusto, no? Questa è carina. È giusto, Harry. Grazie, Enrico. Grazie, Enrico. Perché esattamente l'ultimo per me è Achtung Baby. No, io arrivo fino al 91. Achtung Baby. Però The Joshua Trigger, quello dell'87, è sicuramente fino a lì. Sono una band che ha rivoluzionato il mondo. No, forse Boys. Non siamo d'accordo con te. Non siamo d'accordo con te, ma sorridiamo. Vedi? Assolutamente, democrazia totale. Democrazia totale. Va bene. È il momento, caro Angelo, ci sono uscite discografiche. Sì. Andiamo con le uscite discografiche? Sì. Andiamo con le uscite discografiche. È giunto il momento di, anche questa settimana, di vedere un po' quello che è uscito, perché in realtà, andando in onda di martedì, noi non riusciamo a presentarvi i dischi che usciranno venerdì. E quindi ci sono sempre tempi di consegna. Poi, tra l'altro, il 20 c'è il Record Store Day, quindi anche le etichette stanno facendo piuttosto fatica a spedire. Però guardate un po' i consigli di questa settimana di Vinyl Philosophy. Eccolo qua. Someone you need. Is it someone?
Eccoci qua. Allora, le uscite di questa settimana, andiamo a rivederle. Abbiamo visto Fabiana Palladino, etichetta XL Recording, con questa edizione vinile trasparente rosso. Poi Kelly Moran, la pianista, Moves in the Field, etichetta Warp, l'etichetta è interessante. In realtà, perché... Clear Vinyl, Phosphorescent, questo cantautorato, perché ti ha lasciato un po' perplesso. No, è un Damien Rice dei poveri, no, però nel senso va benissimo. Mentre trovo molto interessante questo Mount album qua, Mount Kimby, The Sunset Violent. Anche questa etichetta Warp, attenzione, che è qui abbiamo un video giusto. E ascoltiamo un video, 2 minuti, dai. Vai. Eccoci qua, rientriamo in studio. Yeah. Dai, ma we are still alive. Un po' lo-fi anche, un po' lo-fi. Lo-fi. Angelo, lo-fi abbiamo... quando? Lo-fi. Ma ci sei o ci fai? Angelo, ti abbiamo tenuto in ostaggio perché per la prossima pagina, perché andiamo insieme a fare il live report degli Yard Act. Doppio concerto in questo caso, il 13 a Bologna, il 14 a Milano. Abbiamo un piccolo contributo filmato di 2 minuti e 50 secondi. Cioè, dico solo questa cosa, la mia collega che è l'unica superstite rimasta qui davanti. Ah, inquadriamola, eccola qui. Mi dice, ma tu i concerti non te li godi, perché io dico, ma Bruno mi obbliga a fare video. A fare video, e quindi automaticamente... Bisogna fare il report. Altrimenti come lo facciamo questo report? Allora, andiamo a vedere il report e poi con Angelo andiamo a vedere... Sì, facciamo parlare prima Angelo, perché secondo me... Sì, ho il gatto che adesso mi fa incazzare perché sta salendo sopra l'impianto. Adesso lo puoi fare. Nel fuori onda lo puoi sgridare. Adesso sì. Andiamo a vedere questo report, via. Stop.
free, so watch them run in the debris. È successo un po' di casino, sono partiti subsonica, non so perché. Anche in italiano cantano, grandi. Vabbè. Me la sono persa questa cosa. Quell'accento torinese, tipico di Liz. Mi prendono in giro anche da casa, vedi, Marilena. Che... Allora, Angelo, Angelo, dici a tua. Questa è la playlist che sarà uguale anche a Milano. Sì, sì, sì. Solo questa disponibile, non c'era quella di... Raccontaci un po' la tua recensione e poi dopo vedremo anche qualche commento dei ragazzi che sono molto interessanti. Allora, vai, Angelo. Allora, io ho avuto la possibilità, tra l'altro, di conoscere un ragazzo a febbraio al concerto dei Bedroom al Covo a Bologna e ci siamo rincontrati al concerto lì a Locomotive, ovviamente. E prima di entrare c'era un ragazzo che ci aveva detto sì, sono belli comunque dal vivo, però boh, mi sembrano un po' spenti. Io ho detto vabbè, no. Io ho visto qualcosa su YouTube, ho detto, a me sono piaciuti un boato, tipo che era Glastonbury, mi pare, un paio di anni fa, hanno fatto un'esibizione clamorosa. E quindi dal vivo questi dai, sono divertenti. E allora, in realtà abbiamo avuto la stessa impressione entrambi, ovvero che il concerto si è spaccato in due. La seconda parte è mostruosa, cioè la seconda parte io mi sono divertito e soprattutto, vabbè, nel finale c'è The Trenchcoat Museum che è probabilmente, se non il mio brano preferito loro, poco ci manca e non è contenuto in nessuno dei due dischi. Infatti speravo che fosse su quella linea il secondo disco. E, però effettivamente la prima parte è andata, cioè nel senso, bravi! Però non mi ha particolarmente entusiasmato. Quindi alla fine di tutto posso dire che nel complesso è stato un bel concerto, comunque mi sono divertito. Ma la seconda parte è meglio. Non so se per il fatto che, infatti come sto leggendo anche insomma dai titoli, che la maggior parte dei dischi, scusatemi, delle canzoni finali provenissero comunque da The Overload, invece cosa che nella prima parte del concerto chiaramente hanno dedicato molto più spazio all'ultimo disco. Spazio a Guerra di Maniotope, ok. Sì. No, infatti sì, dalla scelta si vede. Poi comunque 16 brani... Beh, no, non è, cioè, comunque, tanta roba. Vai. No, sì. No, che in realtà era veramente, invece erano intervallati, cioè Illusion, The Doors, The Overload, When Ladder Stops, che comunque... In realtà, When the Ladder Stops, che è la canzone quella con il ritornello pop, diciamo, In realtà è veramente eseguita in una maniera bellissima. Le ragazze... Assolutamente sì. No, quindi non sono proprio d'accordo sul fatto che la prima parte sia... Secondo me invece è stato un concerto... Ecco, infatti, guarda questo commento di Davide. Secondo me Fra, dopo aver visto il concerto, ha modificato il suo giudizio... Che era il più alto. ...dato nella votazione a penna. No, ero io il più alto. Il mio era 6.18. Il mio era 6.18. Devo dire che dal vivo la percezione che avevamo di questi brani che erano in calando... È stato migliore. Vabbè, gli arrangiamenti sono clamorosi. E poi comunque c'è questo, se metti il commento questo di Paolo, che era al concerto con me, chitarrista incredibile. Chitarrista incredibile, e devo dire bellissimi gli arrangiamenti dal vivo di tutti e due gli album. Sì, d'accordo con The Trenchcoat Museum, che è sicuramente la canzone bellissima che è tra i due album, no? È andata prima di Where is My Utopia. Sì, infatti è quella qua segnata. Sì, come Others. Sì, no? Sì, esatto. Ed è quindi fuori da tutti gli album. Devo dire che per me è stato un concerto super strepitoso, anche perché l'ho sentito. Due era al Locomotive. Sì. Diciamo che il Santeria si presta ai concerti. Sì.
Adesso, è un'ottima venue, non penso, perché in realtà vi tralascio che il 10 aprile avevo visto Miles Kane. C'è un altro gig che abbiamo saltato per motivi di tempo. Diciamo che Miles Kane senza Alex Turner ha la sua carica, però insomma, vabbè. Si è presentato suonando la chitarra e con le basi sotto. Ah, oddio. È stato difficile da digerire, ragazzi. Veramente difficile. Lui bravo con la chitarra, grande carica, Miles Kane, grandissima carica. Ma poi ho fatto dei video in cui inquadravo il bassista che non c'era, la batteria che non c'era, e quindi insomma è stato un po' difficile. Devo dire che i ragazzi invece si sono espressi in maniera magnifica, e poi c'è stato questo after show all'Arcibellezza. Ah, infatti. All'Arcibellezza, in cui praticamente... Ma racconta, cosa è successo? È un po' come quello che fecero gli Idols, no? Un po' come quello degli Idols, ma in questo caso che... eravamo in 15. Eravamo in 15 perché non c'era spazio così tanto la voce. Abbiamo pagato 6 euro per andare a vedere questo after show. E che brani ha messo? E adesso te li dico. Che brani? Io sciazzammati, come avrebbe detto... Sentiamo i brani, perché sai, è curioso questo, a me piace sempre... capire nei DJ set gli artisti che musica mettano. Mi colpì il fatto che gli Idols misero Talbot. Joe Talbot mise Ice Bear dei Grauzone, gruppo svizzero della Neue Deutsche Welle, la New Wave tedesca. Diciamo che siamo stati un'oretta più o meno e abbiamo ascoltato Step On Stuff It Mix degli Happy Mondays. Ah, figo. Midnight Deeper Soul Walks Remix, quello che avete detto a proposito, Warm Dusher dei Warm Dusher, Pull Up to the Bumper di Grace Jones, grandissima. Wow. Poi Girlfriend in Better dei Talking Heads, grandissima. DFA Remix, però attenzione, bellissima versione. I di Kendrick Lamar, The Trench Coat Museum in una versione particolare, Jack Your Body dei club di Steve Seal Carly in un club mix, e Where Is Your Head dei Basement Jacks. Questo è un bellissimo album, ragazzi, andate a sentire. Ma ti sei messo quella roba che non si può vedere quello che scrivi? Assolutamente, perché devo farlo. Sì. Round the World di Beyoncé, ma pensa addirittura. Sì. Lose Control di Missy Elliott featuring Ciara e Fat Man Scoop, e Clear di Juan Atkins. No, Flat Beat di Mr. Oizo, questa è grandissima. Get Money di Francesco Di Noia, che è un DJ, Sincere featuring Nova Casper e JD di MJ Cool. Devo dire che Sicuramente interessante. Va bene, caro Angelo, siamo giunti ai saluti, perché poi dopo noi proseguiamo con le news. Ovviamente continua a seguire. Ok. Grazie, Angelo. Ti volevamo ringraziare di essere stato qua con noi. Liberiamo questo essere umano che sennò ci denuncia per sequestro di persona. No, è stato molto bello fare questa chiacchierata insieme a te. Sono riusciti molti spunti interessanti. Vedo che anche il pubblico che ci segue da casa ha interagito parecchio, quindi è la cosa che a noi fa sempre particolarmente piacere. Dici una cosa finale per salutarci. Ma guarda, io come vi dicevo all'inizio, per me sta cosa è bellissima. Poi fino a veramente 2-3 mesi fa non avrei mai pensato di poter fare una trasmissione insieme a voi, a scambiarci due chiacchiere, qualche opinione così a così concerti sui dischi in uscita. Questa per me è la cosa più bella del mondo, io lo dico sempre, anche qui su Twitch in realtà, come vi dicevo, cominciamo a essere più di qualcuno, e come dico sempre, supportateci, ma venite magari un mese da me e regalateci un abbonamento un mese da me, poi domani andate da un altro, da un'altra ancora. Che noi questa cosa qua non sappiamo come funziona. Piano piano, perché dovete, secondo me, fra un po' voi potete raggiungere l'affiliazione e quindi potete cominciare a monetizzare, perché ci servono almeno 3 spettatori di media e mi sembra che comunque li raggiungiate molto serenamente. Ma in quanto tempo questo? Ma non ricordo se è per... Allora, lì mi pare che devi avere 3 spettatori di media, vabbè, poi devi avere
Sì, quello sì, abbondantemente direi. Poi mi pare devi streamare per X ore e mi pare per giorni diversi durante la settimana. C'è quello che magari se fai martedì, poi mercoledì. Fare un po' scriptum, cosa potremmo fare anche una cosa da soli sullo stesso, sul nostro canale. Ognuno dei due fa. Ogni tanto si inserisce, fa 10 dischi, che ne so, ci dobbiamo pensare. Senti Angelo, veramente ti ringraziamo, come vedi anche grazie a casa, voi davvero, assolutamente fatto passare... bravissimo Angelo, grazie a voi ragazzi, è stato bellissimo, è stato divertente, è molto simpatico quello che fai, è molto bello, l'ho visto ieri e mi è piaciuto davvero, e avanti così. Adesso stiamo pensando, ho proposto oggi a Piero. Sapete che venerdì noi abbiamo questa Vanity Philosophy a cui io voglio particolarmente bene, a Deborah. Perché se è di Treviso e Deborah non... Però tu la chiami Deborah, esatto. Con 3B. Esatto, con 3B. Lei diciamo che omette il fatto che venerdì, volente o nolente, esce il disco dei Pearl Jam. Quindi questa cosa lei la omette, diciamo. Però esce, diciamo, esatto. Worldwide esce. Quindi possiamo, eccola qua Deborah, eccola qua, che ti saluta. Ciao Angelo. Allora. A proposito ora di uscite, ragazzi, vi dico proprio questa, poi vi libero io. Allora, vi straconsiglio di seguire quest'altro. È una, diciamo, un fuori, come dire, è un fuori programma, però questa era la mia riserva, perché non è neanche uscito questo disco in realtà. E, ovvero è, non so se si vede bene adesso, ma è questo qui. Lui si chiama, non so se lo conoscete, si chiama Loren Kramar, è di Los Angeles. Ha fatto tre singoli, qua non è neanche aggiornato, questo è talmente piccolo, raga, che non è neanche aggiornato. Lui in realtà è uscito con tre singoli, con questo, Hollywood Boulevard è uscito, mi pare, a settembre. È uscito con un altro pezzo che è carino, ha connotazioni diverse, ma andatevi a sentire la title track, Glove Maker. È un brano eccezionale, lui ha un'interpretazione vocale mostruosa, cioè questo sarebbe stato il mio artista. Poi ho detto, vabbè, mettiamo uno che comunque ha, come dire, è un disco già uscito. Non è neanche però... uscito. Aspettiamo, ma non è neanche uscito. Aspettiamo. Ma come fa a dire una cosa del genere? Io voglio bene, ma poi vi drogate pesantemente. Non è neanche uscito comunque per dire, Deborah ci fa sapere che non è che l'ha omesso, semplicemente non c'è. Ma no, perché lei qua roba lì, esatto, per forza melenza, deve essere per forza melenza. Dai singoli Paolo dice che si capisce, ma dai Paolo, vediamo. Adesso questa cosa è registrata, andrà su YouTube, ci segniamo che Paolo dice che questo è il disco dell'anno. E poi vediamo. Disco dell'anno, siamo al 16 aprile. Poi vediamo. Ah, pensavo la stessa cosa del Black Pumas l'anno scorso, dopo i singoli. Poi ho sentito il disco e ho detto, bello, molto bello, è ottimo. Però insomma, disco dell'anno, no. Vabbè. Vediamo. Io sono curioso, c'è molta hype. Comunque, sì, infatti, Paolo insiste, si capisce. Vediamo. Senti. Noi ti ringraziamo e ti preannunciamo, come stava dicendo giustamente Fra, che uscendo adesso l'album dei Pearl Jam, la prossima recensione a penna che faremo, quando rientreremo, perché ve lo dobbiamo dire, ma ci prenderemo una piccola vacanza, perché tra il Salone del Mobile che restituirà un uomo allo estremo delle forze, tra i vari ponti, 25 aprile, 1 maggio, 3 maggio, che è il mio compleanno, rientreremo in realtà l'8 di maggio, mercoledì, esattamente, e lì rientreremo con una recensione a penna insieme a Piero dell'album dei Pearl Jam, e lì preparatevi, perché ne vedremo veramente delle belle, o le ascolteremo, le fiamme, le ascolteremo. Come scusa? Le fiamme. o magari no purtroppo perché potrebbe anche essere che sia un album
lasciamoci perché, stupire. Perché, ecco, per esempio dico questa cosa qua, no? Paolino ci dice che questo è l'album dell'anno perché ha sentito due singoli, no? Allora io dico che i Pearl Jam ho sentito due singoli, è il peggiore album del merda, della vita. Ma Paolo dice i Pearl disco dell'anno, vedi? Cioè, non sei attendibile. Scorretto. Piero, scalda le penne, sì, giusto. Piero, scalda le penne. Le picche. Faremo la recensione a penna e ti ringrazieremo sempre di questa fantastica idea che ci hai donato. È la sua, insomma. Sì, sì, ma lui giustamente partecipa attivamente, noi assolutamente, anzi. Siamo ospiti della tua idea. Esatto. Benissimo. Grazie, allora, Angelo, grazie ancora. Grazie, noi ci vediamo con le news. È stato un piacere averti con noi. Grande piacere mio, ragazzi. Ci rivedremo. Beh, volentierissimo. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao Angelo. Noi proseguiamo con proseguitiamo con le news, anche perché abbiamo l'8% di batteria, ce la facciamo. Eccoci qua con le news di questa settimana. Cominciamo subito. Vabbè, sapete che noi abbiamo i nostri idoli, no? Esatto. Che si dividono tra Ozzy Osbourne, Liam Gallagher, Morrissey e Damon Albarn. Esatto. Okay. E quattro abbiamo battezzati così. E noi, quando ci sono le notizie che di questi ragazzi, non resistiamo, è più forte di noi. Dobbiamo per forza pubblicarle perché ci siamo cresciuti. e quindi, quando li vediamo che non si adattano al mondo attuale, ci fanno tenerezza un po', no? Guarda, io devo dire che quando ho letto questo titolo mi sono cappottato dalle risate, ma c'è una storia dietro. Assolutamente, vabbè, prego. Raccontala tu. Vabbè, Coachella, e quindi grandissimo festival americano. Che è stato il weekend scorso. Sì, esatto, weekend scorso. Fra tutte le varie band c'era anche Blur. A un certo punto non cantava nessuno. e quindi lui dice amico, no, basta, tranquilli, cantate pure tranquillamente a casa vostra, non ci vedrete mai più qui. quindi, già lui aveva espresso i dubbi sul fatto di continuare o meno con l'avventura dei Blur. In realtà hanno annunciato poi subito dopo questa sua uscita, hanno annunciato un altro tour europeo nei festival a cui noi andremo. Esatto, cioè, voglio dire, a me era piaciuto, tutta questa polemica che c'è stata, non si sentiva, basta comprare i biglietti quelli dove si sentiva. Sì, sì, anzi, ti dirò di più, vai avanti. Vai avanti tu, che a me mi è da ridere. Guarda, per non sapere né leggere né scrivere, mi presento così. Sì. Io ce l'ho arancione. Con la maglietta del giorno. Va bene. Seconda news di oggi, che è successo? No, Marco ti chiede di essere coinvolto un po' di più nel... Ma noi diamo spazio a tutti, ragazzi. Purtroppo, ci sono talmente tanti commenti che abbiamo saltati... Marco, non ce l'abbiamo con te, che solo... L'abbiamo saltati. Cioè, i commenti sono tantissimi, quindi... No, perché aveva commentato il fatto non date le Pearl Jam ai porci. Pearl Jam... Questa è bella, questa è molto carina. Devo dire che però non lo sappiamo. Noi sappiamo che... E quest'album, i primi due singoli ci hanno convinto relativamente poco. È vero che quello che mi dicono, mi sono ravveduto sul fatto, io inizialmente avevo detto 2 minuti e 17 di canzone, che cosa vuoi esprimere, però dopo vedo che Yesterday è 2 minuti. Ma era mosso, in 20 minuti facevano 12 brani. No, certo, quindi è il punk, non ovviamente è... era... Infatti non è sintomatico di questa cosa. È così. Va bene, proseguiamo con le news. Cosa dici tu, però? Questo è più... Album sempre del 94. Siamo sempre nel 1994. E vabbè, è un album che
incredibile, appena fatto 30 anni. L'album più sfigato della storia. Appena fatto 30 anni. Ha appena compiuto 30 anni. E perché è sfigato? Perché è uscito una settimana dopo la morte di Kurt Cobain. Sì, tra l'altro era già prevista l'uscita, sì. Cioè non lo hanno fermato. Nel senso non l'hanno fermato, lui è morto, sapete che Kurt Cobain è morto 5 aprile insieme a Lane Staley. Sì, sì. Trovato 5 aprile, sì, non, sì, si sì, sa sì, bene. Non si sa quando. Poi morto, no, però... c'è chi scrive puntate di ore e ore su queste cose. Sì, esatto. Ciao, però questo sì, grandissimo album delle Hall. Sì, tra l'altro a me è sempre piaciuto un sacco, tra l'altro si vocifera, no, che sia stato un po' scritto a quattro mani. No, a quattro mani, c'è una featuring di Kurt, e poi tante canzoni sono veramente... cioè, per esempio c'è una canzone che sembra proprio Polly was a crack girl, ed è uguale a una canzone di Live Through This, che però è un bellissimo album. Sì, a me è sempre piaciuto. Poi appunto per molti, come vedo qui Fumagalli, l'anticristo, Kurt Love. E io devo dire che a me, ragazzi, come, però, a me questo disco è piaciuto. Devo dire che appunto la sfortuna di questo album è che è veramente un album incredibile, cioè è uscito drammaticamente, sì, è uscito. Andava bloccato e fatto uscire un anno dopo, sei mesi dopo. Ma poi cosa è successo? Hanno detto, vabbè, noi andiamo avanti, facciamo un tour, muore la bassista. Esatto. Cioè, quindi un album che così, insomma... dicono che porti un po' di... Sì, nonostante tutto è stato un album di successo. È stato un album di successo e conteneva anche dei grandi brani. Assolutamente sì. Questo che andiamo a ascoltare adesso. Someday you will ache like I ache, diceva, un giorno tu soffrirai, ragazzi, come soffro io. Vabbè. Ragazzi, devo dire che è un bellissimo album. Io vi invito, se non avete mai dato attenzione a questo album del 94, 12 aprile 94, appena fatto 30 anni, compratelo e andatelo a sentire, perché se non ce l'avete, clamoroso. Se non ce l'avete, clamoroso. Notizia numero 3, Oasis, Ammirale. Liam Gallagher ha detto, basta, non ne possiamo più, no, anzi, cioè nel senso non ne possiamo più di questa cosa qua, perché il chitarrista dei Ride, che ha fatto il chitarrista, sai che mi sono perso questo? Ah, perché era con gli Oasis e i BDI, era con gli Oasis e i BDI, sì, è vero. Esatto. Andy Bell ha fatto un periodo, Andy Bell, esatto, in cui ha suonato, esatto, con gli Oasis, sì. Il momento in cui gli è stato chiesto se c'era possibile questa reunion degli Oasis, a un certo punto Liam Gallagher ha detto, ragazzi, basta, avete rotto, basta, avete rotto i zibidei. Quindi non è bastata una Champions per il, no, City, no, assolutamente, per, sapete che noi siamo addicted al Liam Gallagher, soprattutto, no? Il nostro, sì, numero uno in assoluto. Sì, assolutamente. E vabbè, bene, ultima notizia di oggi, sì. Libertines, perché alla fine, perché il caso ce l'hanno fatta, disco... esatto. Cioè anche loro, come dice Seven, ce l'hanno fatta, come dice Seven, sono riusciti ad arrivare al numero uno delle classifiche inglesi, cioè hanno fatto dei dischi meravigliosi che non si è col disco peggiore che hanno fatto nessuno. Pop, disco pop, hanno fatto un disco fatto, ma dai, diverso, no, diverso. Molto bello. Cioè, devo dire, però rispetto a quello a cui eravamo abituati, sicuramente sicuramente sì. Che commenti, sono commenti? Le Hall mai digerite? Beh sì, questo si riferisce a, no, però dice dove?
L'abbiamo visto, ragazzi, sono ancora giù di Twitch, ci pensiamo noi a salutare i raid. Ragazzi, ma noi non sappiamo che cosa sono i raid. Io vi chiediamo scusa, sì, ma esatto. Ma ci pensa Marilena a salutare per noi. Grazie Marilena di questo servizio. Ma no, c'è qualcuno che si è arrabbiato per questa cosa che abbiamo fatto? Non volevamo far arrabbiare nessuno, No, non ho capito, però non riusciamo a capire. Non riusciamo che cosa... a capire, ragazzi. Però dai, ascoltiamoci Libertines e poi dopo. E poi... Vai con i Libertines. Just had to get to merry old England, 'cause packets and pebbles on the ground. Welcome to merry old England. Yeah, I know you've been around. Just had to get to merry old England. I've seen you on the swings on the merry-go-round. How are you finding merry old England? With the chocolate cliffs once white, decorating in the sodium light. Oh, my. Congrats on staying alive. Oh, they don't catch you tonight. Illegals are landing in Dome Square. They give you everything that you dreamed of. A B&B and vouchers for three squares. Is it everything that you dreamed of? Oh, yeah. They've got to get to merry old England. Eccoci qua. Allora sì, in effetti molto pop questo disco. Torniamo un attimo in realtà su questa cosa dei raid, ragazzi. Dovete, non i raid la band, Neanche l'insetticida, la mia band preferita, una delle mie band preferite. Neanche l'insetticida. Luca, caro Luca, noi da qui col sistema di streaming che abbiamo non vediamo i raid, quindi esatto. Perché non facciamo streaming tramite la piattaforma Twitch, di Twitch, ma la facciamo tramite StreamYard, perché c'è più facile con i contenuti così. E adesso sappiamo, ci hanno spiegato che i raid è quando qualcuno finisce una trasmissione e convoglia proprio i follower qua. Noi ti ringraziamo, caro Luca. Il problema è che non lo vediamo, non lo percepiamo, perché non usiamo né Twitch né i sistemi collegati a Twitch direttamente, usiamo StreamYard e così, quindi ma noi non pensiamo che tu ti sia arrabbiato, era una battuta ovviamente, esatto. Però abbiamo Marilena che ci fa da temperino, ambasciatrice, da temperino, no, da ambasciatrice in questo caso, ma, diciamo da temperino, e ci ringrazia per conto nostro. Va bene, questo è tutto. Come vedete anche al Salone del Mobile gli spazi si sono liberati. Siamo partiti con platee. Quindi la nostra Design Week può terminare qui, almeno per quanto riguarda la trasmissione. Vi ribadiamo che per le prossime due settimane non ci vedrete, così, perché grazie a Dio, ci prendiamo una piccola pausa. Siete liberi, andate a vedere. Andate a prolificare. Andate da Angelo Zanier, da Silvestrin. Salutateceli. Andate da Luca Hendrix, che anche lui ha un canale. E salutateci tutti, noi ci rivediamo l'8 maggio, mercoledì, l'8 maggio, e saremo in onda con le nostre recensioni scritte a penna dei Pearl Jam, saremo cattivissimi. Bene, questo è tutto, abbiamo un ultimo saluto, Fra? Saluto tutti i raid del mondo. No, scusate. Raid li ammazza sti chiedi. Scusateci ancora, ma impareremo. Giuro che impareremo. Ma comunque, mi volevo scusare per questa cosa. E niente, noi vi salutiamo, vi ringraziamo. E... A prestissimo, dai. A prestissimo. A prestissimo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.